Buonasera a tutti innanzitutto, buonasera, grazie. Allora, diamo un carattere informale a questa chiacchierata. Ti aspettavi questa guerra? Francamente no, nonostante che fossero arrivati dei segnali molto chiari da parte degli americani che avevano detto delle cose che nessuno di noi, francamente, a cui nessuno di noi credeva. E aggiungo anche gli americani che avevano perso un pochino di credibilità in Afghanistan. Pochino, un eufemismo. Per la modalità con cui si era terminata quella vicenda. E quindi quando hanno cominciato a dire quegli allarmi così forti tra dicembre e gennaio, qualche dubbio c'era. Invece avevano ragione loro, perché quello che si stava preparando ha dell'incredibile. Perché Putin l'ha fatto? Secondo me Putin l'ha fatto perché ha creato un regime, un sistema nel quale è sempre di più staccato dalle informazioni vere e reali. Cioè lui ha immaginato che fosse possibile replicare quello che ha fatto nel 2014, Crimea, dove un intervento rapidissimo non ha avuto sostanzialmente una reazione da parte dell'Occidente, dell'Europa, e ha trovato una soluzione, diciamo, abbastanza rapida. E lui ha pensato di replicare il 14 e alla fine invece non è andata così per due motivi. Il primo motivo è che gli ucraini hanno resistito, hanno deciso di resistere, e io credo che tutti noi dobbiamo essere non soltanto solidali ma straordinariamente in empatia. Mi ha fatto molto piacere vedere la fine del video che ci avete mostrato con quel chiarissimo segnale di vicinanza al popolo ucraino che sta lottando per la loro vita, per il loro futuro, per la democrazia. Credo che sia un fatto straordinario e non se l'aspettavano questa reazione. E poi la reazione degli europei e degli occidentali, che è stata sorprendente, la più, diciamo, la più forte e unita che ci sia mai stata. Dalla fondazione della NATO, secondo me, una mai, cosa così. La reazione economica, le sanzioni e soprattutto l'isolamento totale che la Russia, nella quale la Russia è stato messo, è un qualcosa che è avvenuto in 48 ore praticamente. Ho sentito che prima dicevi ai colleghi serve una mediazione, ma chi ha l'autorevolezza per farla? Io credo oggettivamente che un paese come la Turchia possa giocare un ruolo importante. Un paese come Israele, sono paesi che hanno rapporti con entrambe le parti, perché è evidente che il mediatore non può essere schierato con una delle due parti. Quindi questo lo dico perché molti dicono: ma perché l'Europa no? Noi ci siamo chiaramente schierati con l'Ucraina, e quindi è evidente che se pensiamo a una mediazione c'è bisogno di un soggetto che sia terzo. La Turchia si è mossa bene, secondo me la Turchia può essere un mediatore importante. Facciamo un passo indietro, facciamo bene a dare le armi all'Ucraina? Non ho avuto dubbi dall'inizio sul fatto che fosse necessario aiutare il popolo ucraino a resistere, per un motivo molto semplice. La resistenza del popolo ucraino con armi tradizionali è la condizione perché possa esserci la pace. Se non c'è quella resistenza, c'è semplicemente l'annessione dell'Ucraina, modello Cecenia, cioè c'è una distruzione del paese, e in fondo è quello che sta accadendo. Perché oggi siamo in una condizione in cui Putin non vince questa guerra? Perché c'è una resistenza di un popolo che è motivato a resistere rispetto anche ai militari russi, che hanno motivazioni totalmente diverse, e lo si vede, credo, dal punto di vista anche dell'azione. E questo, secondo me, sta facendo la differenza. Che ruolo ha la Cina? La Cina si trova per la prima volta confrontata a una situazione nella quale gioca un ruolo mondiale in politica estera. Non era mai successo una cosa di questo genere. In politica estera, non parlo di politica economica, in politica estera. Perché è tirata da una parte ed è tirata dall'altra. È chiaramente tirata dalla parte dei russi, che se la Cina si schierasse completamente con loro cambierebbero gli equilibri. È tirata dalla parte del resto del mondo. La Cina infatti si è astenuta, non a caso, in quel voto alle clamorosamente Nazioni Unite. Credo che sia un passaggio molto importante per il futuro della Cina e per il futuro del mondo, perché
La Cina fino adesso è sempre stata una potenza riluttante, chiamiamola così, una potenza che ha sempre evitato di giocare il suo ruolo in modo... È però evidente che per la potenza che oggi ha la Cina, per il ruolo che svolge, e aggiungo, anche per il suo stesso interesse, la Cina deve agire per aiutare la pace, perché la Cina è il più grande trader del mondo, la Cina è una potenza commerciale, lo sapete meglio di me, è un paese con una potenza commerciale che gli viene dalla storia, è evidente che se il mondo entra in una stagione di conflitto globale, tutto questo fa sì che un paese come la Cina, che vive invece di questa dimensione, è il primo che perde tutto da tutto questo. Ieri c'era un'analisi molto interessante di Martin Wolf sul Financial Times che parla di un nuovo ordine mondiale nel quale sostanzialmente la Cina, la Russia sarebbe il partner debole della Cina. Dopo questa guerra, cioè, Putin perderebbe quello che voleva raggiungere, cioè di tornare ad essere la grande potenza che è stata l'URSS, e diventerebbe quello che si appoggia alla Cina, ma in condizioni, diciamo, subordinate. Guarda, secondo me l'immagine più importante di tutte è l'immagine di Putin che incontra i suoi collaboratori e che sbugiarda, sbeffeggia, zittisce il capo dei servizi segreti. Quell'immagine, secondo me, è l'immagine che racconta tutto. Perché? Qui siamo dentro un mondo che sa cosa vuol dire la leadership. Se in un'azienda, in un grande gruppo mondiale, il capo ha attorno a sé dei collaboratori che hanno come primo atteggiamento quello di aver paura di dirgli la verità su come stanno le cose sul campo, quell'azienda affonda nell'arco di poco tempo. Perché se il capo che deve assumersi le responsabilità non ha le informazioni giuste, è lì il capo dei servizi gli stava dicendo: guarda, attenzione, perché la reazione sarà una reazione pesantissima. Ed è evidente che la mancanza della percezione di quella reazione, a me è venuto in mente in tutte queste vicende, l'ultima volta che io ho incontrato Putin, le ultime volte che l'ho incontrato è stato quando io ero al governo, era l'anno 13 ed era il periodo in cui era l'ultima fase felice della Russia dentro diciamo le istituzioni internazionali, perché la Russia era ancora nel G8, è stato l'ultimo anno del G8, e addirittura la Russia ospitava il G20 a San Pietroburgo, e fu l'anno della Siria. Io ho la netta percezione che lì è cominciata l'errore di percezione di Putin, perché lì cosa successe? Successe che l'Occidente sostanzialmente dimostrò tutta la sua debolezza sulla Siria. Ti ricorderai, fu messa la linea rossa, Putin la varcò, Assad la varcò e nessuno fece niente. Quel messaggio a Putin di dire si mette una linea rossa, viene varcata e nessuno fa niente, è sostanzialmente l'incoraggiamento. Ed eravamo tutti convinti invece che avremmo fatto qualche cosa. E non accadde. E non la faccio io. Ma attenzione, perché non accadde? Perché il Parlamento britannico andò sotto il governo di Cameron, perché il Parlamento per la prima volta nella storia della Gran Bretagna gli negò l'autorizzazione a intervenire. Da quel momento in poi ci fu la retromarcia degli Stati Uniti, della Francia, delle altre potenze nucleari e tutto si bloccò. Faccio questo ritorno a 9 anni fa perché da quel momento è cominciata l'errore di percezione di Putin, che ha pensato che l'Occidente non avrebbe reagito. E invece è andata così, quindi io penso che quello sia il più grande problema. Lui si trova con attorno dei collaboratori che non gli dicono la verità, che hanno paura di dirgli la verità, e lui si è mosso non avendo la percezione di quello che succedeva sul terreno, non si aspettava la reazione di Zelensky e degli ucraini. Aggiungo che Zelensky si è dimostrato molto più moderno di Putin, hai l'impressione di avere davanti
quello che si muove sui social media e quello che reagisce col fax, cioè due mondi, gli anni 2000 e il Novecento, anche nel modo col quale questa guerra è stata portata avanti, da una parte una capacità di raccontare al mondo quello che stava capitando e dall'altra parte invece quello che successe nel 56, nel 68, cioè i carri armati che entrano dentro le città, che è una storia del Novecento che non funzionò allora e di certo non funziona oggi. Allora, guerra, sanzioni. Le sanzioni sono distruttive per loro natura, distruttive sul doppio fronte. Ora è chiaro che la Russia è in ginocchio, ma io ho parlato con un paio di imprese italiane che stanno in Russia che sono disperate perché non vorrebbero licenziare i dipendenti, non possono però, non gli arrivano i materiali per continuare la produzione. Come si esce da questo circolo vizioso? Le sanzioni sono necessarie e le sanzioni sono quelle che piegheranno alla fine sì. La Russia. È chiaro a tutti. Forse anche l'opinione pubblica, speriamo. Che la Russia si sta trovando in una situazione ogni giorno che passa di maggiore difficoltà. Quindi le sanzioni vanno tenute. Come fare ad attutire l'impatto delle sanzioni nei paesi europei? C'è un primo livello, è il livello di cui anche oggi ha parlato il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni. Il primo livello è quello di mantenere l'allentamento del patto di stabilità europeo, che era stato allentato per la pandemia, tenerlo flessibile anche per i prossimi periodi, in modo tale che i singoli governi siano in grado, settore per settore, di intervenire per agevolare quelle situazioni di difficoltà che non sono tutto il settore economico, ma sono alcuni settori particolarmente esposti al rapporto con il mercato russo. Questa è la prima fondamentale cosa da fare, perché questo consente poi al governo nazionale di aiutare quei settori e di far sì che quei settori non si trovino in ginocchio. Secondo, l'energia è la cosa fondamentale. Oggi c'è stato un passo avanti molto importante. Io saluto la scelta che ha fatto il presidente Draghi di incontrare il primo ministro spagnolo, quello portoghese e quello greco. Secondo me è fondamentale perché questi quattro paesi hanno caratteristiche molto simili e noi siamo oltretutto quelli che hanno i tubi che ci collegano a fornitori di energia che non sono la Russia. Insieme alla Grecia siamo connessi al TAP, quindi al gas che viene dal Mar Caspio. Insieme alla Spagna siamo connessi con il gas che viene dal Sahara, quindi dall'Algeria. Noi possiamo insieme a loro gestire, la Spagna ha più rigassificatori di noi perché è stata molto più moderna di noi, ha guardato più lontano di noi quando li ha fatti. Insieme con questi paesi noi dobbiamo costruire un'intesa che ci consenta di gestire tutto questo nel modo migliore possibile. E in generale questi quattro paesi devono spingere ad arrivare all'unione dell'energia. Detta in sintesi, questo è il momento di fare l'unione europea per davvero, quella dell'energia, quella della difesa, quella della politica estera, quella del sociale. Credo che sia il momento unico, perché tutti i paesi europei hanno capito che o ci mettiamo insieme o rischiamo troppo. Vabbè, tu non eri nato, andavi all'asilo, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nacque così in qualche modo l'Europa, dopodiché ce ne siamo dimenticati. Tu hai detto giustamente che la Spagna, anche in questo campo, ma noi però ci facciamo male da soli, insomma, no? Basta vedere 4 anni la TAP, che cosa abbiamo dovuto passare per farla, le trivelle che non funzionano. E tocco un tema sensibile al quale io sono però molto legato, che è quello del nucleare. E qui ti giro un'osservazione che ho fatto a Salvini, mi ha detto chiedila al tuo prossimo ospite, perché noi col nucleare, dall'arresto di Ippolito nel 64, poi al referendum dell'87, cioè, noi avevamo una conoscenza nucleare veramente fantastica, che ci siamo giocata. Ma perché, nonostante il ministro insospettabile, il fiore all'occhiello di Beppe Grillo, abbia detto ci serve il nucleare, poi l'hanno massacrato, ma perché non riusciamo noi
tra le tante fonti, diversificando al massimo, a riprendere le ricerche anche su questo punto? Ma la ricerca esiste, continua, va avanti e va avanti con un'intensità e una forza in questi ultimi tempi, rispetto alla quale dobbiamo tutti guardare, ovviamente, perché è un elemento che ha a che vedere con scelte del futuro sulle quali sarebbe miope non dare la dovuta attenzione. Il tema di fondo qual è? È che tutte le metodologie che sono in funzione oggi sono metodologie che hanno, per scelte del passato, sulle quali si può discutere lungamente, ma che ci sono state, che hanno tenuto fuori l'Italia. Quindi è evidente che l'Italia non è la Francia. La Francia ha fatto una scelta e la Francia si trova oggi in una situazione che non è quella dell'Italia. Quindi è evidente che a parità di tecnologie esistenti la situazione è una situazione che non si cambia oggi. Il tema di fondo sono quali sono le innovazioni che riguardano il futuro. Ed è evidente che su questo la discussione dovrà essere su che tipo di innovazioni e su come andranno. E io su questo voglio semplicemente, lo dico con grande chiarezza, nella situazione data, secondo me, la Francia ha fatto quelle scelte perché viene dal passato, noi abbiamo un passato diverso e quindi è inutile che facciamo dei ragionamenti oggi sul latte versato. Il discorso del futuro e non essere esclusi dal futuro, insomma, quando ci saranno le evidenze e i dati che ci dimostreranno delle cose che oggi ancora non sono sotto. Allora, tra un paio d'ore si riunisce il Consiglio dei Ministri per parlare di come attenuare la botta energetica. Draghi, se ho capito bene, non vuole fare lo scostamento di bilancio, insomma. E però senza scostamento di bilancio, anche facendo ripiovere l'IVA che indebita in qualche modo, che lo Stato si è trovato ad incassare proprio per la lievitazione dei prezzi, anche riversando quella, si parla di 15 centesimi, una cosa di questo genere. Portare il diesel da 2,40 a 2,25 non mi pare una svolta decisiva. Come ne usciamo? Ma è evidente che da questa vicenda se ne esce con un cambio dei meccanismi di approvvigionamento dell'energia, che è l'obiettivo principale ed è quello sul quale il governo si sta muovendo e secondo me molto bene. E una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei luoghi. Anche perché io penso che noi dobbiamo prepararci, perché se la guerra continua, tempo qualche settimana e avverrà la decisione sullo stop al gas e al petrolio russo. Io di questo sono intimamente convinto, quindi noi dobbiamo preparare una situazione nella quale potrà anche esserci questo elemento finale, che è il più difficile per Germania e Italia, che sono i paesi che dipendono di più da quelle forniture. Accanto a questo, quale autosufficienza abbiamo? Per quanto tempo? Ma la fortuna è che questo avviene a marzo e quindi entriamo verso la stagione estiva. Il tema di fondo è: abbiamo 6 mesi di tempo per preparare l'autunno, questo è il punto chiave. E 6 mesi di tempo per evitare il razionamento autunnale, diciamo, le cose quest'anno, per evitare il razionamento autunnale, sapendo però anche, io lo dico con molta chiarezza, che io non mi spavento assolutamente del fatto che il nostro paese, di fronte a una situazione come questa, cominci a fare discorsi sul seri di risparmio energetico, perché lo considero, questa è una cosa assolutamente giusta. Ognuno di noi a casa sua passa il tempo a dire ai propri figli, quando esci da una stanza, spegni la luce. Perché a me, i miei genitori, questo era la cosa che più sentivo dire. Io sentivo due cose: lavati le mani quando entri in casa e spegni la luce quando esci. Io la spengo anche alla RAI, che è casa mia in senso lato. Io lo ritengo una cosa di educazione civica, questa, utile, buona comunque, quella di costruire un meccanismo di risparmio energetico che io penso sia utile per tutti e sono sicuro che questo servirà. Accanto a questo è evidente che noi dobbiamo costruire un meccanismo che faccia sì che l'intervento in prospettiva sia maggiore di quello a cui tu facevi riferimento, cioè di far sì che si riesca a consegnare alle famiglie, alle imprese un sollievo maggiore. E aggiungo un'altra cosa fondamentale: ai ceti più deboli, che di fronte a una mazzata di questo genere rischiano di entrare nella spirale dei prestiti, dell'usura, che è la cosa peggiore che possa capitare. Quindi
attenzione ai ceti più deboli, perché i ceti più deboli in questo momento rischiano di entrare dentro un meccanismo che è il meccanismo peggiore. Quindi io credo, per rispondere alla tua domanda, che l'intervento debba essere un intervento a largo spettro, e questo intervento non potrà completarsi oggi. Oggi è un secondo tempo, ma ci dovranno essere un terzo, un quarto tempo, e aggiungo, la cosa vale anche e soprattutto per la competitività del sistema, perché è evidente che se il sistema del trasporto viene completamente azzoppato da questa vicenda e dai costi che la crisi comporta, noi abbiamo a cascata dei costi che vanno a finire sul prodotto finale, l'inflazione che cresce e automaticamente il danno che va alle imprese e alle famiglie. Manca un anno esatto alle elezioni. Con le campagne elettorali in cui ciascuno legittimamente tira la corda dal lato suo, questo governo reggerà? Io penso che questo governo debba reggere e dobbiamo sostenerlo. Non ti ho chiesto se deve reggere, ti ho chiesto se reggerà. Io penso di sì, la risposta è ancora più precisa. Il governo regge, reggerà. Per quello che mi riguarda farò di tutto perché regga. Penso che tu abbia visto, lo dico perché l'impegno è quello di attutire al massimo polemiche in questo momento, che dobbiamo lavorare perché si risolvano i problemi, perché si riesca a fare sì che le soluzioni siano quelle migliori possibili, perché la situazione è grave, è gravissima, la gente muore in Ucraina e le nostre imprese, le nostre famiglie rischiano tantissimo. Quindi io non hai trovato una parola da parte mia, per esempio, sulla vicenda di Salvini in Polonia, della maglietta, cioè non ho detto una parola su questo, perché ritengo che ci siano dei momenti nei quali bisogna essere il più possibile attenti agli obiettivi principali. L'obiettivo principale in questo momento è la pace in Ucraina e soprattutto aiutare le famiglie e le imprese del nostro paese a non andare in questo momento in una crisi che sarebbe la terza crisi nell'arco di 10 anni. Francamente io, guarda, penso ai ragazzi, vedo qui ci sono delle classi di ragazzi, dei ragazzi più giovani. Quando a quelli delle nostre generazioni si diceva una crisi in una generazione, una guerra in una generazione, una roba tremenda, questi ragazzi con questa guerra vivono la terza crisi epocale nelle loro vite, perché hanno vissuto da ragazzi giovani ancora la crisi successiva alla crisi finanziaria del 2008-2011, hanno vissuto la crisi della pandemia. Se questa crisi della guerra dura e dura in modo pesantissimo, a questi ragazzi stiamo dando una crescita, gli anni della vita nella quale si formano, tutti basati su una crisi tremenda. Quindi io credo che l'attenzione debba essere soprattutto per questi ragazzi, per questi giovani, che, ai quali daremo, passeremo il testimone del futuro del nostro paese. Andremo a votare con questa legge elettorale? Ne parleremo, ma ne parleremo nelle sedi dovute, quando sarà il tempo dovuto. E andrai con i 5 Stelle alle elezioni? La nostra alleanza è un'alleanza che stiamo applicando, ecco, anche nei territori. In queste elezioni amministrative come sta andando? Bene, stiamo discutendo bene su tante cose. A Verona abbiamo un candidato straordinario che è un grande calciatore, un rappresentante che è il grande calciatore Damiano Tommasi, che abbiamo deciso di candidare a sindaco di Verona. Sarà un grandissimo sindaco, ma non è questo il luogo per fare campagna elettorale. Invece, quindi, mentre guardavamo quel filmato, tu avevi parole di ammirazione per quello che Alice è riuscita a fare. Io ti ho detto, guarda, io li ho visti nascere e francamente vedere qua a Verona, dove io vengo per il Vinita, intanto per essere chiari, nelle stesse dimensioni, in qualche modo, francamente mi fa molta impressione. Sì, complimenti per quello che fate, soprattutto per essere riusciti a mettere insieme e connettere temi diversi, temi che non sono semplici da raccontare, raccontarli bene per un paese come il nostro, nel quale invece la mobilità, la logistica, il commercio, l'incontro tra persone sono la chiave di tutto, perché noi siamo geograficamente una piattaforma logistica
dentro il Mediterraneo e quindi logisticamente noi dobbiamo abbiamo un po' tardato ad accorgersene, per la verità, basta vedere, non abbiamo usato il mare per decenni, insomma. Grazie. Solo un attimo, il presidente Grimaldi vuole ringraziare Enrico, un attimo solo. Scusatemi, permettetemi, perché io vorrei ringraziare veramente Enrico per essere stato qui con noi, Bruno per aver reso questo pomeriggio veramente fantastico. Io vorrei fare veramente un ringraziamento speciale ai soci di Alice. Io ho incontrato oggi tanti soci, tanti imprenditori che nonostante le mille difficoltà mi hanno detto: Guido, dobbiamo lavorare, la settimana prossima dobbiamo mandare 20-30 camion in Ucraina. Io dico: facciamolo, Guido, lo facciamo a spese nostre, perché per noi è un motivo di grande orgoglio. Io voglio ringraziare veramente gli associati di Alice per questo. E credo che, lo diceva ieri il presidente della fiera danese, aver dedicato per la prima volta un padiglione al sociale diventerà probabilmente in Italia una bella moda, ovvero quello di dare attenzione al sociale, perché noi crediamo fortemente nell'integrazione. E concludo dicendo che io vorrei ringraziare ancora una volta il popolo del trasporto e della logistica, perché grazie a loro abbiamo superato la pandemia ed è grazie a loro che in questo momento energetico così difficile stiamo andando avanti. Ma non ci vogliono tante cose, ce ne vogliono due: dare in questo momento un contributo virtuoso nei confronti della strada e del ferro, che rappresentano due valide alternative, e una riduzione delle accise che permetterebbe così di dare ossigeno a quello che sostanzialmente è un settore vitale per il nostro paese. Grazie veramente Enrico, grazie di essere qua, grazie a tutti.